Un saluto a tutti da Silvana Giacobini. Siamo nello studio romano di un grandissimo regista, attore, sceneggiatore. Io lo chiamo il genio del cinema, però lui non è forse molto d'accordo, ed è Carlo I Verdone. geni sono altri. Beh, però hai dato e dai tantissimo e darai tantissimo a milioni di spettatori. Quindi, a parte che le tue maschere, chiamiamole così, sono rimaste impresse nella memoria collettiva, perché tu eri, non, Famolo Strano è venuto dopo, il famoso, Un sacco sì, bello, Zacco Bianco, Rosso e Bell, Verdone, sì, tutti quei i personaggi. primi due film sono stati quelli che hanno fatto vedere uno sguardo verso la realtà in maniera differente e quindi hanno portato tanto successo. Ma devo anche tutto a Sergio Leone, che fu il mio primo produttore, Il tuo che maestro è il mio maestro in ti ha qualche preso pure a modo. schiaffi, Sì, diciamolo però anche a perché, calci nel sedere. pure. Però mi ha dato anche tante carezze, Sì, anche tanta sì. forza. È stato veramente un padrino artistico e anche padrino nel senso, come persona molto autorevole, anche un po' manesca, quindi padrino, padrino, o fai così oppure te prendi una sberla. Qualche volta me l'ha data, però innanzitutto lui veniva in moviola e veniva a vedere che quello che io montavo dei film. Mi ricordo una volta in Un sacco bello avevo fatto un primo piano, che era un primo piano non molto pulito, nel senso che stavo sulla fronte e tagliava qua. Lui invece lo voleva con un po' d'aria sopra, non gli piaceva questo primo piano così. Per me era quasi un omaggio alle sue inquadrature, che sai, Certo, Sergio Leone mi dà sì, toglia così, brutto, anche se la mia il cattivo, era una sì. commedia così. Allora a quel punto lui disse: no, non mi piace questa, monta quest'altra. Invece quell'altra, secondo me, recitavo peggio e rimisi in montaggio quella. Lui venne a controllare la sera la cosa, dice: ha rimesso quella? Sì, pa! A me non mi Accidenti, si dice ma da eri no. piccolo, quant'anni A me non avevi? mi. 30, Ah, beh, però 29, non eri 29. A me non mi si così. dice da no. Se no, tu lo fai da sola, hai capito? Forza, Nino. No, chi era? Alabisio, il montatore, glielo fece ricambiare. Poi la firma era sua forse in quel momento, no? Che cosa? Delle film che tu stavi montando? O era proprio. No, Allora lui ti faceva da tutoring, ti chiamiamo. lui era un Sì, tutor, era una sì, sì. specie di supervisor in qualche Sì, modo, sì. però insomma ci teneva, lanciava un ragazzo e voleva che il film venisse nel migliore dei modi, quindi Adesso io alla ti fine. faccio un nome Sì. e vediamo che effetto ti fa. Dimmi. Maria Signorelli, moglie Oh. del professor Volpicelli, grande Grande burattinaia. barattinaia. E tu hai imparato qui, eri piccolo, lì Io veramente ero piccolo, eri piccolo, ragazzo. era il 1970, quindi avevo 19 anni. E allora un giorno mio padre, vedendo che avevo delle attitudini nel teatro universitario a interpretare dei personaggi, anche in pezzi direi anche drammatici, colti, Bergman, Rabelais, eccetera, disse: ma perché non vai a fare un po' di esperienza con la voce, nella compagnia dei burattini di Maria Signorelli, nell'opera dei burattini di Maria E lei Signorelli? costruiva con la Era cartapesta, con i giornali. una grande Sì, famiglia, la sì, sì. famiglia Volpicelli Fantastico. Sì, Signorelli. Lei era sposata al professor Luigi Volpicelli, un Lei di grande. origine russa, Sì, sorella di una grande artista, anche russa, famosa. Olga Esatto, Reznievich. sì. Quindi è una famiglia che sembrava una famiglia di altri tempi, quindi da fuori da Guglielmo Meister sembrava. Quindi loro avevano questo laboratorio in via Corsini, che è una delle più belle strade di Roma, sotto il Gianicolo. E iniziai là, in questo scantinato, pieno pieno di pupazzi che li faceva lei con le figlie, a cominciare a dare le voci a queste. E piano piano ho cominciato a fare la mia prima esperienza con le voci, nasce negli spettacoli per bambini. Quindi anche Maria Signorelli, quindi È stata una tua è maestra, stata diciamo in così. qualche modo, certo, una grande educatrice per quel che riguarda questa professione.